San Benedetto, sono tutti sotto un tetto, amici fuori, amici a letto. Oh madonna dei fornelli, ce n'è pochi di belli, quando ci passo incontri sempre quelli. Se a quanto devi andare, la strada può franare, lupi e cinghiali potrai incontrare. Dopo quanto troverai Monte Fredente, dove c'è buona terra e cattiva gente. Salendo sopra il monte troverai Val Serena, dove c'è un freddo cane, arriva subito sera. Dopo c'è Pian di Balestra, poi cade i Santoni, la strada un po' vedrai con quei due lampioni. Alla fine della strada un bivio troverai, proseguendo verso destra Pian del Voglio arriverai. Come scrisse Dante, passerai, non ti curar di loro, lasciali da solo in loro foro. Nell'Appennino bolognese ogni cosa è esilarante, il panorama è davvero strabiliante. Tanti paesi, pochi abitanti, che sono già troppi abbastanza ignoranti. Dall'altra parte del versante percorrendo la badia arriverai a Castiglione e sai che allegria. Quel che sanno fare perché l'hanno copiato, e non parliamo del dialetto assai rimescolato. Continuando arriva creda, ma non credo sia importante a giudicare dalla gente che non è così vitale. Sono per Ripoli, la gara, Santa Maria Cristina, se ci passi quando è notte ti sembra di essere a Taormina. Nell'Appennino bolognese ogni cosa esilarante, il panorama è davvero strabiliante. Tanti paesi, pochi abitanti, che sono già troppi abbastanza ignoranti. Arriviamo a Monte Acuto, giunti quasi alla fine, due case, una piazza, il bombarolo e le sue mine. Sempre dritto fino al bivio Catti Martino, una frana, un ristorante, un benzinaio e un mulino. A sinistra del bivio sorge Rio Vecchio, oltre il quale vai di male in peggio. Alla sua destra Sant'Andrea troverai, e da Pedro la tua sete colmerai. Nell'Appennino bolognese ogni cosa esilarante, il panorama è davvero strabiliante. Tanti paesi, pochi abitanti, che sono già troppi abbastanza ignoranti.